Salve a tutti, io sono David e sono un collezionista di DVD, Blu-ray e di action figures. Ora vi mostro un po' la mia collezione. Questo è uno dei miei pezzi più belli che preferisco in assoluto, Jeepers Creepers 2. È veramente molto dettagliato. Poi colleziono le action figures e blisterate perché penso che un giorno aumenteranno di valore. Questa è la linea Cult Classic, ne ho tipo 9. Questo è il famoso Pinhead dal film La Riser, molto dettagliato, con testa intercambiabile. E queste sono le mie chicche, i Goonies, che ho faticato molto per trovarli. Sono davvero una rarità e sono bellissimi. Questi sono i due pezzi della Mezco, targati Cinema of Fear, e c'è Non aprite quella porta, il remake, e c'è Venerdì 13 parte 6. Non finisce qua la collezione di action figures. Qua i Terminator 3, l'androide femmina e sparsi. Qui Batman, Adam West con Robin, il mitico Furby, questo sempre The Texas Chainsaw Massacre Remake, l'inizio, molto bello questo box. E qui ho altra robetta, ho Kyle Reese, Terminator, il primo, Freddy, una geisha che abbellisce un po' il tutto, dei Gashapon di Dragon Ball, l'action figure di Aliens, un altro Hellraiser, e questo qua è un pezzo molto raro che sarebbe Sam di Trick or Treat, veramente raro, e l'ho trovato con facilità, se devo dirla tutta. Box set di Highlander che mi ha fatto sudare sette camicie per trovarlo, Halloween che ho recuperato da un amico a un ottimo prezzo. Il box dell'esorcista ha preso un prezzo veramente stracciato. Ha la particolarità quest'action figures, nel quale se si preme un bottone dietro, lei gira la testa a 360 gradi, Reagan. Passiamo ai DVD. Dunque, qui possiamo trovare subito un DVD a cui sono affezionato, che ancora non ho visto però. Affezionato per la rarità, che è Audition della Dolmen, ed è molto raro questa edizione vendita. Si trova a prezzi dai 60-70 euro. Un altro della Dolmen veramente rarissimo, che ho acquistato da poco, è questo, Vampiros Lesbos. È forse uno dei più rari in assoluto, preso per un prezzo ragionevole. E varia tra prezzi di 100-130 euro. Qui a tutti i Tarantino. Qui ho un altro mucchio di rarità. Possiamo trovare Ammazza Vampiri 2, se riesco a prenderlo. Questo forse è il DVD che mi è costato più di tutti, veramente anch'esso molto molto raro, rarissimo proprio. Tra questi, di questa fila, il più raro di tutti è
Dottor Giggles. Pure questo mi ha fatto veramente sudare per trovarlo. Qui ho la versione di dei delitti del gatto nero in svedese, che è veramente bella la copertina. Mary Poppins, la prima versione con un ologramma tondo e bollino sia è rosa. Anche questa vale molto. Ho preso in più Fratelli d'Italia della Medusa. Vale veramente tanto questo, la prima edizione. Troviamo Il Labirinto del Fauno, che è un'edizione fantastica. Madonna. Con un book dentro. Qui diciamo abbiamo finito qua, robetta, insomma. Passiamo dall'altra parte. Qui ho tutti catalogati quelli della sinistra, a parte Lasciami Entrare. Cioè, Scuola di Mostri è molto raro. È anche molto bello. Abbiamo il cofanetto di Tremors che ho spostato senza farvelo vedere, che l'ho reperito per un prezzo molto basso. Sono contentissimo perché è veramente una chicca. Qui sopra dei Blu-ray. Lì c'è il cofanetto di Omen, che vale parecchio. Qui alcune cose. Tutti i raro video. Ah, vi faccio vedere una chicca dell'Arrow. Questa è la limited edition di Pieces. Un attimo. Il puzzle dentro veramente fortissimo, e dentro c'è anche il CD con le soundtrack. Qui ha tutti gli store movie, quadrifoglio, e qui alcune cosette, i Midnight ne ho un po'. Passiamo da questa parte. Qui devo sistemare un po', troviamo un po' di robetta. Questo è molto bello, ma lo tengo sigillato perché mi piace troppo, non lo voglio aprire. Anche se ho visto i film. Ci si trova un fumetto dentro, credo. Quattro stagioni dei confini della realtà, un po' di cofanetti, l'insegnante alla poliziotta, Alien alla quadrilogia e Ritorno al futuro. Qui diciamo ho parecchie rarità. Ho tutta l'edizione cartonata della saga di Nightmare, con annessi dentro i mini poster, Santa Sangre molto raro, di Jodorowsky. Questo forse è uno dei miei più rari in assoluto, anche su questo ho speso tantissimo, è Assassino al cimitero etrusco della Flamingo. Qui un altro po' di roba, c'è Class of 1984 che è un film fantastico. Waxwork, anche quello abbastanza raro.
Questa è la collana degli Yavo. Ce n'ho in tutto 7, credo, 8. Qui c'è il mio amico, che anche lui viene a fare lo youtuber. Questo film è fantastico, ci sono molto affezionato. È un trash anni 80, carino, molto bello. E qui robetta, insomma. Ok, ho finito con questo. Vi auguro a tutti una splendida giornata e cercate anche voi, se non l'avete fatto, di iniziare a collezionare. Ciao, un saluto grande.